Ciao Lega Nerd, siamo a Venezia, come si può vedere qui alle mie spalle, siamo alla mostra del cinema, c'è stato un cambiamento di red carpet incredibile dopo 4 anni, ma l'evento più grande a mio parere che c'è stato in questi giorni prima dell'apertura della mostra è stata la proiezione speciale di Dunkirk a Venezia, appunto presso l'Arsenale. Come degli amanti respinti e continuamente frustrati, continuiamo a seguire Nolan e il suo film in ogni dove. Anche questa volta il regista inglese ci ha dato buca perché non si è presentato alla proiezione organizzata da Warner Bros. Ha mandato infatti anche un saluto in cui diceva: mi dispiace di non essere lì ancora, Nolan, ancora che ci eviti in questo modo, ma noi perseveriamo perché il film è meraviglioso e uscirà ormai a brevissimo, il 31 agosto. Quindi c'è stata questa grandissima presentazione organizzata da Warner Bros. All'Arsenale, dicevamo. All'Arsenale dei traghetti ci hanno portato dove c'è stato organizzato un grande schermo in cui praticamente cielo e acqua si univano esattamente come nel film di guerra del regista inglese. C'è stato anche tempo per andare a visitare una mostra d'arte e mentre andavamo lì all'Arsenale praticamente c'è stata anche una tromba d'aria. Warner Bros. È talmente potente, talmente grande che ha fatto anche cambiare il clima. Improvvisamente, mentre eravamo sul traghetto appunto per arrivare alla proiezione, si è alzato il vento, si è alzata la pioggia. Ho sperato che a un certo punto qualcuno mi venisse a salvare, magari se fosse stato Mark Rylance ancora meglio. Non è successo per fortuna perché siamo arrivati sani e salvi e abbiamo quindi visto per la terza volta il film. L'allestimento era bellissimo, c'era anche un sottomarino accanto allo schermo, luci a tema, insomma una bellissima presentazione. Non resta quindi che lanciare il film al cinema in modo che tutto il pubblico lo possa vedere. Noi l'abbiamo visto un'altra volta in 35 mm, ma il formato migliore è sicuramente l'IMAX 70 mm, se potete andarla a vedere, se no il formato migliore ancora è il 70 e basta. Però garantiamo che il film di Nolan anche in 35 mm funziona benissimo. Da Venezia è tutto, alla prossima! Dov'è l'aeronautica?